Passo falso della mia amata Inter, onestamente sono stato curioso a vedere come risponde la Juventus. Ricordiamoci l'ultima stagione, Juventus-Parma 3-3, partita per uno spettatore neutrale veramente meravigliosa. Ancora una volta però Cristiano Ronaldo chiude questa partita, adesso sono 7 partite consecutive che lui segna, si sta avvicinando al suo record in assoluto con il Real Madrid, fece addirittura 11 volte consecutive, in 11 partite consecutive, dei gol, veramente numeri pazzeschi. Innanzitutto ragazzi, scaricatevi anche l'app di OneFootball, vi lascio il link in descrizione, è totalmente gratis. Allora, il Parma secondo me ha cominciato bene, partita ordinata con 2 catene a 4, hanno veramente reso lo spazio molto molto stretto, la Juventus ha provato a rispondere con tantissimi cambi posizionali, però il Parma non si è lasciato confondere, hanno ben tenuto le posizioni. Ramsey per esempio veniva molto in basso, ma ovviamente tantissimo, ma anche Cristiano Ronaldo, anche Dybala. Stranamente nessuno ha attaccato l'area, ha attaccato la profondità, perciò secondo me alcune volte mancava, non so, un centravanti oppure anche un Cristiano Ronaldo, veniva troppo in basso. Poche azioni anche dei terzini, stranamente la Juventus ha poco allargato il campo, normalmente un Cuadrado per esempio spinge veramente tantissimo, c'è anche da dire che poi Alessandro è dovuto uscire per forse un infortunio, sicuramente un infortunio, ancora adesso non ho altre notizie, cosa è successo veramente, anche Sarri subito lo ha chiesto, comunque ha dato il segnale che non poteva continuare, diciamo Danilo a sinistra non è proprio la sua posizione favorita, è piede destro lui, stranamente anche Cuadrado in questa partita non è che ha spinto tantissimo, perciò il centro Parma l'hanno reso veramente molto molto stretto e perciò in queste situazioni ci vogliono azioni individuali e qui ci è venuto ancora una volta Cristiano Ronaldo che con il suo movimento tipico si accentra e poi ha avuto anche un po' di fortuna perché il tiro è stato deviato di Darmian, ma ripeto, in queste partite per sbloccarle ci vuole spesso un'azione singola. Uno della Juventus che non mi è piaciuto è stato Rabiot, non so, ha fatto troppi errori tecnici, errori individuali. Poi anche al terzino del Parma ha lasciato molto molto spazio, che questo terzino spesso aveva quasi l'opportunità di andare nel 1-1 contro Cuadrado, se ci fosse stato lì veramente un terzino di altissima qualità che poteva spingere tantissimo poteva rendere il gioco del Parma ancora più pericoloso, perciò Rabiot non è che mi ha convinto tanto. Poi l'1-1 di Cornelius, ragazzi, adesso sono già 7 gol in 13 partite, un Joker veramente pazzesco, già 5 gol da gioca, bellissimo timing, calcio d'angolo che normalmente non è un punto di forza di questo Parma, piazzato veramente in maniera perfetta, ma anche grande timing di Cornelius contro Cristiano Ronaldo e anche contro Ramsey, la mette dentro. Poi il 2-1 di Leonardo Bonucci, Bonucci si è visto già nella partita, non era molto d'accordo con la prestazione dei suoi ragazzi, si è lamentato molto, in quella situazione lui ha avuto questa determinazione proprio di partecipare anche in manovra offensiva, Bonucci sale fino in aria, inizia lui a costruire la partita e poi va proprio sul secondo palo e secondo me questo movimento è stato molto molto importante perché ha creato confusione nell'area del Parma, ha portato via dei difensori e poi Dybala la mette dentro per Cristiano Ronaldo che va sul primo palo e segna per il 2-1. Il Parma, c'è da dire che negli ultimi minuti ci hanno provato, però alla fine non ha bastato, ragazzi. Cristiano Ronaldo, cosa vi devo dire, sono numeri, ripeto, pazzeschi, con quale costanza che sta giocando ormai da 10-15 anni, ci sono solo 2 giocatori, lo sapete, su questo pianeta, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, sicuramente ci sono altri giocatori altrettanto bravi, forti, ma non c'è nessuno
che rende totalmente bene per 10-15 anni. Questo è davvero una cosa pazzesca, e ovviamente anche il fisico rende, ragazzi, perché praticamente sono anche quasi mai infortunati. Una domanda per i juventini: come mai lo stadio è spesso mezzo vuoto? Se vediamo per esempio il Milan, effetto Ibrahimovic, adesso ha segnato un gol, ma non solo, i tifosi vanno allo stadio nonostante che il Milan sta veramente giocando una stagione pessima. Oggi sono arrivati ancora una volta con 60.000 persone a San Siro per vedere questo Milan veramente mediocre. Ok, adesso hanno vinto per la seconda volta consecutiva, però in generale stanno giocando una stagione pessima. Invece la Juventus, con un giocatore come Cristiano Ronaldo, un star mondiale, stadio sempre mezzo vuoto. Perciò la domanda ai juventini: qual è il motivo? La Serie A è troppo scontata, oppure sono i prezzi dei biglietti che sono altissimi? Sapete, ragazzi, io dico sempre: il calcio è lo sport del popolo, perciò se questo dovesse essere il motivo lo potrei anche capire. Perciò fatemelo sapere nei commenti, che mi interessa veramente. È strano vedere spesso Juventus con uno stadio non grandissimo, mezzo vuoto, probabilmente proprio per questi prezzi esagerati, ragazzi. Allora, siamo arrivati alla fine del video. Un grande abbraccio a tutti quanti. Sempre viva il calcio e sempre forza Inter, ragazzi. Ci vediamo presto. Ciao, ragazzi.